Ciao amici, come state? Tutto bene? Benvenuti in questo nuovissimo video di PaninoTube. E oggi siamo su Funny Horror Game, un gioco molto particolare, perché qua troviamo molti personaggi degli altri giochi horror che noi abbiamo visto qui su questo canale. Infatti qui troveremo Mr. Meat, Yvonne Nunn, Granny. Insomma, ci sono molti personaggi tutti quanti riuniti qua in questo gioco. E io sono qui per fare un video apposta per voi. In questo video noi diventeremo Rod, il gelataio di ice cream. Non vedo l'ora, ma prima di cominciare vi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami. Vi ricordo che tutti i saluti sono messi alla fine del video. Direi di cominciare subito! Il gioco è molto particolare, ma adesso vi farò vedere il perché particolare. È molto strano, cioè dovrebbe essere un gioco horror, ma alla fine sembra tutt'altro. Ma è bello perché troviamo tutti quanti i personaggi riuniti qua, tutti quanti insieme. Tocchiamo play, c'è questo menu, new game, tocchiamo. Questi sono praticamente i vari livelli che noi possiamo scegliere. In questo video andremo a fare il livello di... No, dove sono andato? Andremo a fare il livello di Ice Cream, che è un livello che è stato aggiunto da poco su questo gioco. Tocchiamo qua Ice Cream e si comincia. Alza solo un po' il volume. Ok, premi un pulsante per andare avanti. Che pulsante, che qua è tutto touch. Tocchiamo un pulsante, va. Ok, si comincia. Parte la partita. Ecco qua, guardate qua. Sono il gelataio, sono Ice Cream, proprio io in carne ed ossa. Andiamo a salutare tutti quanti gli ospiti di questo video, tutti presenti. Qui c'è Grampa. Uè, buonasera Grampa, come stai? Posso praticamente correre, posso rollarmi, cioè fare le capriole, posso saltare. Che, Grampa? Lasciami stare. Mannaggia Grampa. Prendi questo, mannaggia te, Grampa. E vai via. E lo scopo di questo gioco è questo, praticamente farsi fuori l'uno con l'altro. Grampa, prendi qua. C'è anche la barra dell'energia. Prendi qua. Ah no, ho sbagliato pulsante. Toh. non mi prendi. E io ti salto addosso. Così, prendi qua. Grampa, prendi questo, Grampa. È tipo una sorta di wrestling fuso a Granny, Volnan, tutto quanto insieme. No, Grampa mi ha fatto fuori. No, non lo accetto, Grampa. Vieni qua. Mannaggia nonnino, pure qua devi venire. Pure qua, vieni qua, nonnino. La grafica è fatta molto bene, lo scenario tende a rispecchiare proprio quello di Ice Cream. Speriamo che aggiungano anche gli altri livelli, le altre zone di spazio. Tipo, non so, il parking sarebbe bello, anche il parco giochi. Oh, ma sto Grampa è immortale. Cioè, sei un nonnino, vieni qua. Prendi questo, nonnino, prendi qua. No. Come, nonnino, ma veramente, ma cos'hai? Cos'hai, nonnino? Ha un'aura potentissima. Vieni qua, nonnino. Prendi qua, mannaggia te. Io volevo fare soltanto un'esplorazione. Sei te che sei venuto da me. Poi con quelle scarpine rosse lì. Guardate come corre velocemente. Proprio veloce, ginnico. Il nonnino è ginnico oggi. Ma sapete che faccio? Io provo sto pulsante qua. Cos'è? Posso congelare il nemico, fantastico. Sì, ma non ho congelato nessuno perché Grampa si è già spostato. Poi anche sto gelataio è lento. Oh, ma ce la fai? Ma che roba, è immortale sto coso. Prendi qua, Grampa, prendi qua. Prendi qua, mannaggia te. Oh, finalmente qualcosina. Oh, è velocissimo. Non ho mai visto Grampa andare così veloce. Ma io me ne vado. Uè, suora, buonasera! No, tutte e due, due in uno ce li ho, tutte e due insieme. Lasciatemi stare. Io volevo esplorare un attimo qua lo spazio. Andiamo a salutare anche Mr. Meat. Uè, macellaio, buonasera macellaio, come stai? È da tempo che non ti vedo qua sul mio canale, è da tempo! No, lasciami stare, cos'hai? Ma tutti contro di me, lasciatemi stare! Mannaggia voi. No, che... Mannaggia, tutti contro di me! Tutti mi stanno rincorrendo! Tranne Grampa, è rimasto lì bloccato. Prendi qua! Oh, cos'è? Mamma mia! No! Guardate! Ho preso Mr. Meat! Qui tra l'altro ci sono tutti i corpi delle mie precedenti partite. Proprio mi stanno facendo fuori! Mannaggia! Adesso ce l'ho con Mr. Meat, veramente. Mr. Meat, vieni qua, mannaggia a te, macellaio. Lì c'è pure Jason, lì, guardate lì.
Ma che roba? Ma tutti contro di me? Ma cos'è sta roba? Oh! Prendete questo, mannaggia voi! Ti ho tirato il ghiaccio! Ho tirato il ghiaccio così al vuoto. Oh, ce la farò a beccare qualcuno, no? Ah, ma secondo me quando si perde la partita, tutti quanti riprendono le energie. Perché ad esempio Grampa è tornato di là! Ah, che roba! Allora, stavo facendo l'esplorazione prima che questi qua mi venissero tutti quanti addosso. E andiamo ad esplorare qua questa mappa. Allora, tocchiamo sprint, corriamo un po' per bene. Questa è la casa da cui poi si comincia il gioco, dove il personaggio scende da quella finestra, si nasconde dentro la cuccia del cane. Posso entrare così, tra l'altro? No, non posso nascondermi. Peccato, peccato. Qui c'è il furgone di... Ora manca la mappa. Manca la mappa. No, no, Jason, no, non ti ci mettere pure te, mannaggia. Tutti contro di me. Vabbè, fate venire pure i Vonnan, già che ci siamo, anzi... La vado a chiamare io, suora, vieni qua, suora, anzi, Grampa, vieni qua, mannaggia te. Ma perché non riesco mai a prenderli bene? Ho congelato, non so chi ho congelato, qualcuno, ho congelato Mr. Meat, ma subito si è subito rifatto, mannaggia, Mr. Meat. E poi puntualmente, vabbè. Oh, no, io non finisco sto video fino a quando non riesco a congelare qualcuno. Proprio non me ne vado via. Qualcuno devo farlo fuori. Qualcuno. Vieni qua. Oh, un colpo tirato a segno. Prendi qua. Mannaggia. Questa era bella. Prendi qua, nonnino. Prendi qua, mannaggia te. Ma... Lasciami stare. Mannaggia. No! Sto attacco qua, veramente. O lo prendi bene, ma è impossibile da fare. Perché praticamente ci mette tempo a preparare la mossa. Ci mette molto tempo a preparare l'attacco. Non è facile prendere con il ghiaccio. Nonnino, vieni qua, nonnino. Vieni qua, mannaggia, oh. Prendi qua, nonnino. Vai, su. Prendi. Oh, ma è immortale sono. Cioè, a sto giro potete vedere come lo sto colpendo. Dai, però, io gli ho dato più attacchi. L'ho colpito più volte. Cioè, veramente, non si fanno niente, sti qua. Non si fanno niente. Mannaggia qua, nonnino, mannaggia, veramente. Oh, finalmente! Finalmente ho colpito qualcuno. Però via, ce la possiamo fare. Io me ne vado, nonnino, lasciami stare, mannaggia te. Non c'è un modo per potersi ricaricare. Questi si ricaricano ogni volta. Non è possibile. Poi non so... Guardate, io premo il pulsante, ma non tira il pugno! Dovrebbero correggere alcune cose di questo gioco, perché io alcune volte premo qua, ma non tira il pugno. Vabbè, andiamo dal nostro caro macellaio. Uè, macellaio, buonasera! Via! Dai! Oh, qualcuno voglio farlo fuori! Oh! No, ma pure la suora si ci mette, pure la suora! E dai però! Cioè, veramente, non si fanno niente questi, sono immortali, sono invincibili. Da notare qua questo scenario desolato di tutti questi ice cream, di questi rod buttati così a terra. Non si fanno niente, io li colpisco, ma questi stanno... non lo so cosa hanno. Macellaio, vieni qua. Però io prima di registrare sto video sono riuscito a farne fuori qualcuno. Perché adesso non riesco neanche a farne fuori uno? Neanche mezzo, su! Via. Ma perché si è messa così sta visuale? Scomodissima, non vedo niente io. Dovrebbero fare che si gira quando ti giri te. Sì, vabbè. vabbè. Dai, però qualcuno devo farne fuori. Non è possibile che adesso non riesco a farne fuori nessuno. Sono diventati tutti quanti immortali, non si fanno niente. Eppure io li colpisco. Perché non vi fate niente? Perché? Perché siete così agili? Cioè, non si fanno niente. Anche il pugno che tira, in ritardo li tira. No, vabbè. No, niente, non funziona. Sto rod non sa fare niente, non sa tirare i pugni. Wow. Vieni. No, suora, non ti ci mettere pure te. Statevene fuori, statevene lontani, dai, è venuta la suora. E non vale. Vabbè, mi sa che non faccio fuori nessuno sto giro. Guardate Mr. Meat com'è agile, è velocissimo proprio. Lì c'è anche il cartello del guardiano sparito. Mr. Meat, sai che fine ha fatto quel guardiano? Vieni qua, mannaggia.
Guardatelo, io non ho mai visto un Mr. Met così agile, così agile. No, per sbaglio ho premuto il pulsante del ghiaccio, no. Woppla! E vabbè, dai, riprovo un'ultima volta, vediamo cosa riesco a fare, almeno l'ultima volta, dai. E datemela buona l'ultima volta, datemela buona. Suora, mannaggia a te, suora, vieni qua, vieni qua. Oh, velocissimi sono. Ma, no, dai, veramente. Oh, qualcuno l'ho fatto fuori, sì, poi l'ho fatto fuori pure me, ma ho fatto fuori qualcuno. La suora l'ho fatta fuori. E dov'è? No, è sparito il corpo. È sparito il corpo della suora. No, ma non vale così, non vale, dai. Però qualcuno l'ho fatto fuori. Ho congelato la suora e l'ho fatta fuori. Questa è colpa di Jason, che si è messo in mezzo. Se lui non si fosse messo in mezzo, io a sto punto ero ancora qui che giravo. Mannaggia. Vabbè, dai, direi di finire qua questo video. Fatemi sapere se vorreste vedere un altro video su questo gioco. Magari proviamo a fare gli altri livelli. Vediamo anche se ci saranno anche nuovi aggiornamenti, perché vedo che comunque questo gioco è ben supportato. Il video finisce qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona notte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche scritto la parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti.